Vai. Ciao, sì, ciao. Ciao a tutte, ma noi che chiediamo sempre, in come si dice in anteprima, non sono andata dalla parrucchiera, ci vado in settimana, devo farmi la tinta, devo fare tutto. Sì, qua è un ciuffetto sì, bianco. Oggi sei vestita di rosso perché sapevi che avevamo uno sfondo rosso? Sì, no, San Valentino. Puoi togliertelo la sciarpina? No. Hai troppo freddo? Ho il collo da vecchia. Vecchia. Ci siamo, Eri, c'è qualche ragazza che si è collegata? Aspettiamo solo un attimino, intanto diciamo una cosa. Che cosa? Che abbiamo costituito un gruppo. Ah sì, è vero. Allora abbiamo fatto un sondaggio. Certo. Dal sondaggio è emerso che il nome più votato è stato la bottega di Elisa e Compagnia Bella. Grazie a Gina Bucci, perché è una nostra cliente, certo. E a tutte anche le altre che ci hanno dato dei nomi veramente tanti, però come ha detto qualcuna, la bottega di Elisa doveva comparire. Eh sì, perché altrimenti si fa fatica poi. E Compagnia Bella, perché poi noi abbiamo fatto una fustella con tante cose messe insieme. Esatto, e l'abbiamo chiamata Compagnia Bella e ci è piaciuto così. Esatto. Se dite che possiamo un po' cominciare, che tu vedi collegate alla regia, oggi c'è la Henry, sì, per gli amici Enrica, puoi venire anche un po' più vicino, non vicinissima, ci sono tutte le rughe, le zampette di gallina, esatto, varie ed eventuali, si avvicina al giorno del nutrizionista, ragazza, della nutrizionista. Allora, a grande richiesta ci hanno chiesto di fare il video tutorial dei pompon, giusto? Dei pompon, e noi siccome siamo obbedienti e anche delle apete laboriose, vi abbiamo soddisfatto. Esatto. Allora iniziamo da questo discorso qui, che vi tolgo intanto questo strumento di cui parliamo dopo. Che però serve per fare i pompon? Sì. Che noi usiamo per fare i pompon, e non solo. Pompon e fiocchi, si chiama la fiocchetteria, mica a caso, ed è una struttura in acciaio temperato. Sì. Bella pesantina. Adesso questo colore non lo troverete perché è una cosa speciale di una prova che avevamo fatto insieme ai nastri di Mirta. Vedete, ha queste barrette che si possono svitare, si possono spostare per far sì di prendere una dimensione che ci interessa. La dimensione è calcolata all'esterno della barretta. Qua ce ne sono. In tutto sono 6, qua ne manca una perché stava ci facendo, si è rotta. Sì, esatto. No, non è che si sia rotta, ci manca la vite sotto. Comunque il massimo dell'ampiezza del fiocco che si può realizzare oppure della nappa è di 40 cm e poi via via sempre più piccola. Si possono fare fiocchi semplici, fiocchi doppi e fiocchi tripli usando lo stesso nastro oppure nastri di differenti colori. Se andate su, dopo ve li facciamo vedere, però se andate sul canale YouTube e cliccate video tutorial la fiocchetteria, vi si apre un però mondo. C'era anche un nostro video sulla fiocchetteria del primo lockdown, sì, dove sì, c'è la Cristi che sembrava ancora una persona seria. Esatto. Va bene. Allora vi sposto un attimo questa qui perché? Sì. Perché per fare i pompon noi, credo tutte voi, devono prendere un tulle elasticizzato. Allora, come si fa a calcolare quanto tessuto ci serve per realizzare un pompon? Lo decidiamo noi, intanto, da una misura della fiocchetteria. Del pompon che vogliamo realizzare. Cioè. Esatto. E poi ritagliandoci delle striscioline da questo tulle. Allora, generalmente quando vi arriva è già piegato in modo corretto. Perché? Perché noi dobbiamo, allora lo andiamo a piegare nel senso dell'altezza, questo è 1,50 m, vedete, questa è la larghezza, a voi a casa arriva 50 cm, oggi noi ne abbiamo un pezzettino più piccolo. Cosa facciamo? Prendiamo altezza e altezza e lo facciamo e lo pieghiamo in modo da farlo combaciare, poi lo ripieghiamo e lo ripieghiamo un'altra volta in modo che vi venga fuori una specie di, sapete quando si fanno le lasagne? Esatto. Come se facessimo le tagliatelle fatte in casa. Esatto. E cosa facciamo? Siccome tagliare 3 cm, 4 cm per un'altezza di 150 è difficile per andare dritti e poi difficoltoso perché è un tessuto elasticizzato,
riducendola a questa misura si devono tagliare solo quei 5-6 cm. Si può ridurre ancora se avete delle forbici che tagliano molto bene, come queste che non tagliano. Guarda, adesso fai vedere. Mi alzo. Henry. Mi alzo in piedi, sì. Domino meglio la scena. Va bene. Ok. Allora, puoi avvicinarti, che facciamo vedere. Perché la luce proprio dietro la tua schienetta. Allora, mi giro anche così. Ecco qua. Allora, abbiamo preparato la nostra... Qua. La nostra lasagna e poi ritagliamo delle striscioline a circa 1,5 cm. La dimensione della strisciolina la decidete voi. Più è larga, più il pompon viene molliccio e spettinato. Se la fate invece dal centimetro al 1,5 cm, siete sicure di avere un pompon più compatto, anche perché dopo andiamo a vedere come si fa. Perché più è tirato, più risulta cicciotto, meno è tirato, più risulta spettinato. Esatto. Adesso in questo caso ho tagliato, una strisciolina. Le unite tutte. Due striscioline. Tenetele in mano e poi le unite tutte. Tre. Tre. E 6. Io ne farei un'altra, te le tengo, insomma, anche altre 2 o 3. Allora, diciamo che quando voi l'avete così e lo sentite, vedete quando tirate queste 6 striscioline, si fa proprio quasi un filo sottile. Quindi per dare volume io esagererei un pochino, come si dice. Ma esageriamo. Adesso una me la tengo per poi legare il pompon. Ok. Allora eravamo a 6, 7 e 8. Ok. Io farei anche 9. Vabbè. Dai, tieni questa che dopo per legare. No, questa me la taglio. Questa mi serve per legarlo. Ne abbiamo fatte 9. Dopo questa si rompe, ma non importa. Ok, tenete presente che comunque anche se sottile è un tessuto molto robusto. Allora, state bene attente, decidiamo la grandezza del pompon. Allora, secondo me questo è grande. Sì. Ecco. Allora, diciamo che da barretta a barretta sono 5 cm circa, sì. Allora, per fare il pompon... Guarda, vieni un attimino più vicino. Per fare il attenzione, pompon... Attenzione, no, parti piano, Cristi. Allora, tenetelo da una parte, sì, con la mano sinistra. Perché devo avvolgere. Ecco. Allora, dovete sapere che più lo tengo teso, più dopo il mio pompon al taglio si ritira e diventa un po' più duro. Più morbido lo tengo, invece rimane un po' più, come diceva prima Elisa, spettinato. Anche se finisco... In questo caso avevo un pezzettino più corto, non importa perché tanto poi lo vado. Voi metteteci lì dentro tutti i pezzettini che vi avanzano. Vado a fare il trucco e parrucco. Perché si può rimediare, insomma, come discorso. Ecco qua. Ecco qua. Ho finito di avvolgere tutto il tessuto. Fammelo doppio, va là che così pezzettino di avanzo, lo tiriamo un pochino. Vado a legarlo al centro. E al centro gli diamo una bella stretta potente. Ecco qua. Attente bene adesso. Allora, adesso voi un'altra girata. Volevo dargli un'altra girata per dargli un po' più... Vabbè, comunque lo stesso, dai. Allora, adesso voi vedete, abbiamo due parti. Vedete che sono quasi un attimo, per la forza di tensione, sono un attimo rientrate le punte. Perché? Perché adesso noi con la forbice entriamo e... scusate. E apriamo la prima parte del nostro pompon. Attenzione, ce l'avevi qui? Sì, però... Questa tagliamo. Tagliamo.
Allora, inserisco la forbice, la porto davanti, la porto davanti. Vedete bene? La porto davanti. Ci sono domande, Henry? Tutto a posto? E taglio. Saluti, ecco, dalla Francia. Ah, Lucia. Sì. Poi inserisco la forbice dall'altra parte e taglio. Guardate che bello che viene subito. Adesso ho un pompon un po' spettinato. Eccolo qua. Adesso è trucco parrucco. Adesso trucco e parrucco. Vado a dargli la forma rotondeggiante. Come meglio preferisco, perché poi posso farlo un po' più piccolino. Non saranno mai delle sfere perfette, vero? Ma questo, però questo è un buon sistema. Certo. Ops. Tenete sempre quei ciuffetti che avanzano, che vi aiuteranno poi quando andremo ad attaccarlo, altrimenti fate il parrucco di tutto e state attenti a non incollarvi le mani. Togliamo la forma, insomma, poi vabbè, ecco qua. Oh, che bellino che è. Ecco il nostro pompon. Può essere a pallina intera oppure può essere a mezza pallina. Mezza pallina vuol dire tagliamo solo, solo un una parte. Però, e dopo si fanno anche le nappine, vero? Certo. Si fanno pompon e si fanno nappine. Allora, questo è il primo pomponcione. Adesso ne facciamo un altro chiaro, così ripassiamo. Io lo farei leggermente più piccolo. Sì. Allora, mi vado a spostare la cerchietteria, l'asticella. Me ne vado a fissare bene. Sono in acciaio chirurgico. Ecco, prima non mi veniva il termine. Questo è uno strumento, non è un oggettino. Questa è una cosa che vi dura una vita. Serve appunto per fare i pompon, per fare le nappine e per fare i fiocchi o doppi, sempre doppi e tripli. E dopo vi diciamo anche il prezzo, che te lo ricordi già? Allora, il prezzo di vendita sono 98 euro. È proprio uno strumento, è bello pesante, ragazze. È indistruttibile. Cioè, questo non si muove quando lavorate. Allora, abbiamo fatto il nostro primo pomponcino. Vedete, bello rotondino, così. Abbiamo usato 9 fili per 1 cm/1,2 cm, secondo me non arriva all'1,5 cm, e questo è il risultato per 5 cm di larghezza. Adesso l'abbiamo ridotto a 4, ecco qua, lo riduco ancora un pelino e siamo a 4 sicuramente. Eccolo qua. Andiamo ad unire, in questo caso possiamo fare 7 giri, perché se con 9 e 5 cm abbiamo realizzato questo pomponcino qui, sono belli anche mossi un attimino di dimensione, andiamo a fare allora i nostri 4 cm di base con 7 fili di giro da 1 cm/1,2 cm. 1,2, 1,3 cm. Quel che è. Quel che è. Non dovete essere precise come delle, come si dice? Sì, sì, non serve né la precisione nel tagliare la strisciolina, né la precisione nel nucleo, cioè, o insomma. Dopo, siccome sì. viene... Qualcuno chiede come si fa per comprare. E scrive a questo numero della Cristi. Siamo ritornate all'ovale vecchio, perché quello grigio col fiore ne troviamo più momentaneamente, chissà perché. E... cosa ho fatto? Ecco, non coprire il numero con le mani. Ah, ecco, è il numero della Cristi. Tramite WhatsApp mandate un messaggio e potete chiedere informazioni e tutto quello, ricette che... culinarie, sì, perché siamo sì. anche bravete, tutto sì, sommato, sì, vero, sì, Cristi? Sì, sì, sì. Ieri ho fatto le frittelle. Chiedono che materiale state utilizzando. Un tulle elasticizzato, chiamato Trastullami. È un tulle che potete trovare da noi,
in tanti colori. Domani tra l'altro arrivano tutti i colori nuovi, che posso un attimo anticiparveli. I colori classici sono l'avorio, il rosso, il rosa e il rosa antico, il verde, l'azzurro, l'ottaneo, sì. Domani arriva un giallo ocra, no, un giallo paglierino insieme al giallo ocra, poi arriva il lilla, poi no, giallo ocra, giallo paglierino, lilla, e stiamo ragionando su un ciclamino, ma vediamo. Chiedono quanto costano i trastullami. Allora dipende, adesso qui noi fino adesso abbiamo avuto un'offerta, perché come sapete Fiere Mancanti l'abbiamo dato a un prezzo stracciatissimo, abbiamo adesso fatto 10 tulli, 10 euro, 50 per 150. Adesso non possiamo assolutamente più, perché ci sono le nuove... Sì, poi insomma ci sono anche gli altri, insomma non è giusto anche essere così. Quindi viene a rotolino, mi sembra 4 euro. Sì. Sempre 50 per 150 di altezza, con un figuratevi che con 10 centimetri ne fate quasi due alla fine, sì, perché sì, di questa dimensione qui sicuramente, quindi ne avete di lavoro. Allora abbiamo fatto la seconda passata per fare il pompon più adesso piccolo. Andiamo a tagliare. Allora adesso quando tagli fai vedere una cosa, tagli. Ecco qua. Ecco, questo è il mezzo pompon che si diceva prima, vedete? Quando avete bisogno di un riempimento grande e una base di appoggio, vi viene fuori come? Posso? Scusa, una nappina. Questa è come se fosse una mezza nappina. Allora, qui dentro andrebbe passato, dopo ve lo facciamo vedere, sì, un cordoncino che la tiene chiusa, oppure questo è il mezzo pompon perché... È anche inutile che andiate a tribolare tanto se lo dovete appoggiare su una superficie. Cioè, potete farlo allora più piccolo, capite? Questo taglio, questo si attacca alla base. Esatto, e lo potete fare addirittura meno, non più piccolo, meno profondo, come dire, no? Invece di legarlo al centro si può legare verso un'estremità. Esatto. Adesso andiamo a tagliare l'altra parte. Infilziamo sempre dentro la forbice. Più stretto è, più fate fatica, dovete prenderci un attimino la mano, e anche chi ha la mano alle volte si buca. Si buca. È anche vero che poi un po' si può. Ecco qua. E vai di trucco e parrucco. Allora, si diceva, per i pompon non è necessario essere regolari. No. Invece, quando andiamo a farci la nappina, decisamente un po' di più, perché sulla nappina poi si vedono le frangette, e se le frangette sono storte, insomma. E teniamo che la nappina si può fare sia con il tulle, che risulta un pelino più difficile, perché essendo elasticizzato il tulle poi lateralmente tende a scappare, quindi tende ad essere più corto ai lati e più lungo al centro. Si può fare con qualsiasi cordone che possa essere slegato, i cordoni attorcigliati o lo spago, poi si disfa l'attorcigliamento, diciamo, e quindi si fa la nappa. Anche i vari cordoncini di arredo. Ma anche ragazze con il filo, quello tipo il povero filo, per esempio, per chi è del... Ecco, possono qua fare varie nappe, si possono mettere fuori dalle borse. Questo è un po' più piccolino. Allora, questo è un po' più piccolino, vedete? Allora, qua siamo partiti con la fiocchetteria con base 5 cm sul lato esterno. Questo invece è 4 cm per 7 giri. 5 cm per 7 strisce. Sì, scusate, 7 strisce. 5 cm per 9 strisce. C'è una certa differenza, guardate, due striscioline. Allora, intanto questi ce li teniamo qui. Adesso facciamo vedere una nappina. Sì, la facciamo bianco. O bianca o rossa? Bianca, dai. Intanto guardate il nostro, la nostra preparazione finché la Cristi taglia. Avete visto le foto di ieri? Perché, come si diceva nel post che abbiamo fatto, San Valentino è un festeggiare, insomma, qualcosa di importante.
ma non è detto che il rosso non possa arredare la nostra casa. Come vi dicevo già, basta, nel senso, la base shabby si può tenere, ma sono necessari i colori adesso. Adesso le case un po' così monotono sarebbero un attimino superate. Dopo sapete, ognuno ha il proprio gusto, le proprie cose, io non posso, non sono arredatrice, però gli stand che facciamo, insomma, forse vi ricordano che degli abbinamenti anche particolari, un po' azzardati. Quando abbiamo fatto la primavera nera, te lo ricordi, la gente ci guardava, i nostri colleghi, mentre vestivamo con gli occhi fuori dalla testa. E quando abbiamo fatto quella gypsy, e poi abbiamo fatto una primavera gypsy, e poi abbiamo fatto anche un Natale nero, rosso, sì, e avorio, sì. Così eravamo tanto avanti, anche perché la primavera nera l'abbiamo fatta, mi sa, 10 anni fa, sì. Sì. Allora mi dispiace, allora apro un'altra parentesi. Mi dispiace purtroppo dirvi che il giornale La Bottega di Elisa nella versione primaverile non verrà fatto. Non cercatelo in edicola perché non lo potete trovare, neanche richiedetelo, non c'è possibilità, perché salta questa edizione, salta, abbiamo cambiato editore, ci sono varie problematiche, però ci pare, vero? Sì. Che possiamo fare una cosa tutta nostra, che venderemo attraverso sempre questa pagina, oppure sul sito, ma sul sito noi non abbiamo... Non andiamo a andare sul sito. No, poi non è aggiornato, poi ci sono delle cose, insomma, così. Seguite la nostra pagina e seguite anche il nostro gruppo e iscrivetevi, perché è... Instagram anche. Anche Instagram, La Bottega di Elisa. Perché questo gruppo vi dà la possibilità di pubblicare i lavori che fate voi, con i nostri materiali, con le nostre idee, e mettendoci soprattutto del vostro. Quindi, se fino adesso sulla pagina... La Mariuccia chiede dove trovo i vostri prodotti. Sulla pagina Facebook vede tutto, perché comunque ci sono anche varie foto di velluti, di pizzi. Allora, adesso per esempio vi faccio vedere che vista... Chiedono il nome del gruppo. La Bottega di Elisa e Compagnia Bella, perché ci piaceva questo nome della fustella simpatica. Vi faccio vedere in rosso questo velluto di Ciniglia, che è cangiante ed è molto molto carino. Poi se seguite le dirette del venerdì e seguite poi le foto di Instagram, vedete tutto quello che noi settimanalmente compriamo. Questo è il trastullami rosso, qua ve ne metto un pezzettino di avorio per farvi vedere. E poi questa volta, questa settimana, vi dico che abbiamo questo, sì, feltro... Chiedono se il gruppo è già attivo, sì. Sì, è già attivo, è da ieri ragazzi, è proprio una notizia, sì, fresca fresca di giornata. Allora, abbiamo questo rosso Natale, diciamo, fuoco, classico. Fuoco. Poi mettini questo senza che tiro giù tutto. Poi c'è un rosso glitterato che è fashion, non di certo natalizio. Ragazzi, ricordatevi che l'oro va bene per sempre. Me sempre, deve essere sdrammatizzato. Allora con il feltro, che è un prodotto rustico, diciamo così, è una coppiata vincente. Non mettete il velluto con l'oro in questo momento, perché allora si fa Natale, invece una cosa un po' più opaca genera simpatia. Questo è il bordeaux con il luccichio bordeaux. E poi ho questo bellissimo bordeaux pissato. Questo si chiama abbraccio. Non trovano il gruppo, puoi ripetere il nome? La Bottega di Elisa e Compagnia Bella. È per quello che dico, perché è stato formato ieri, ragazze. Se avete problemi, scrivetelo anche durante questa diretta, che così possiamo risalire eventualmente alla problematica, perché dovrebbero esservi arrivati anche degli inviti. Guardate bene, siete in tante, non lo so, adesso ci dobbiamo studiare secondo me un attimino meglio. Poi pizzo, abbiamo, ecco, tra gli altri materiali abbiamo anche il pizzo così e il pizzo in questo colore qui, che momentaneamente è al taglio perché è appena arrivato. Allora, diciamo che
Abbiamo una piccola errata corrige, vero Cristi? Sì. Allora, questo feltro di pizzo ce l'abbiamo rubino, rosa antico e avorio. È un pizzo, è il nostro feltro. Trovato il gruppo. Scrivete e pubblicate, mi raccomando. Allora, questo pezzo di 50 cm per 70 costa 15 euro. 15 euro. Poi abbiamo questa possibilità di fare un feltro rosso, scusami un attimo, un feltro avorio e un feltro con il lurex a 35 euro. Ok, mi dai l'avorio così facciamo vedere la possibilità. Allora, ecco qua. Due colori normali, diciamo, e un lurex a 35 euro. Segnatevelo bene, adesso vi spieghiamo la nappina. Dopo vi faccio vedere anche delle altre piccole cose, ma sono proprio sbocconcelli di... Un'anteprima. Un'anteprima, sì. Guardate sempre se c'è qualche cosa, guardate che bellini questi tea light per una seratina. Insomma, dai, visto che dobbiamo stare in casa sabato sera, godiamocela almeno, no? Ecco, appoggio qua e andiamo a cominciare a fare la nostra nappina. La Maresa dice, sono in attesa di risposta, se può ripetere la domanda cortesemente. Quale? Non ho capito. Se Maresa può ripetere la domanda. Ah, che ha fatto? È perché scorrete ragazze, poi qui non è un tutorial dove noi possiamo rispondere a delle cose, è partito il mio pacco, non è partito il mio pacco, qui stiamo spiegando quello che è effettivamente un materiale, quindi per tutto quello che sono le vostre informazioni dopo, altrimenti non riusciamo a fare bene le cose, ci sentiamo anche più tardi, non c'è problema, lo sapete. Partiamo dal fare un allargamento. Esatto, allora, questi saranno 6-7 centimetri. Allora, ci sta dentro la mia mano, quindi sono 7 centimetri. Facciamo 8 con gli esterni. Allora, quanti filetti hai tagliato? Ho fatto delle striscioline più piccoline, sono 2... 3, 4, 5, 6, 7, sono 9. Sono 9 striscioline, queste sono da un centimetro e vedete come sono tagliate in modo più preciso. Prima erano un po' più irregolari perché non ci interessava, invece a questo punto qui ci interessa che alla fine la nappina sia un po' più pulita come risultato finale. Allora, la stessa cosa. Senza però tirare molto, altrimenti se la tiro tanto... essendo il tessuto elasticizzato, poi la nappina poverina diventa un po' lunga. Adesso la tengo più morbida. Abbiamo risolto con Maresa? No, non ha ancora risposto alla domanda. Non ha ripostato la domanda. Ok. Non tiro più. Attenzione, allora adesso abbiamo questa tensione che vedete non ha neanche incurvato leggermente questi ferri così rigidi. Perché non mi interessa che poi si ritiri per farmi il pompon, a me mi interessa che rimanga, diciamo, morbida. Allora, lego il quartino. Questa è mia mamma che tossisce, ragazze, cioè, la ciacola o la tosse. Tutto bene, mamma? Benissimo. No, perché abbiamo sempre il pubblico noi. Qualsiasi giorno noi facciamo la diretta, la mamma è presente, la mamma è sempre la mamma. Certo. Ecco, allora adesso che cosa facciamo? Andiamo, vedete che c'è un quartino da questa parte e il tre quarti fa nappina nella zona finale. Andiamo a fare due o tre giri, ma perché? Non per saldarla, perché abbiamo paura che si sciolga, ma perché la nappina, quando viene finita dai cordoncini, ha sempre più di qualche giro, perché è un po' più bella come finitura. Dopo, se qui vogliamo metterci un pezzettino di passamaneria, ma questo lo possiamo fare successivamente. Ecco. Poi andiamo ad infilare, non ho neanche preso l'ago, sì, vabbè, insomma. Dovremmo farcela lo stesso. Faccio un altro pezzettino comunque di più larghino, vedi? Così. Fate dei bei giretti e finiteli un pochino. È bella che abbia, come si dice, sì, che sia più grossetta. Più grossina, sì.
Ok. Avete trovato il gruppo? Molte dicono di sì, che hanno mandato la richiesta di iscrizione. Ecco, mandate questa richiesta. Allora, ripeto, la bottega di Elisa, puntini puntini e compagnia bella. Se invece avete bisogno di informazioni, questo è il numero della Cristi, H24, se ce ne fossero 26, H26. No, dai, sto scherzando. Però siamo, insomma, credo che possiamo dire di essere molto, ma molto disponibili. Brava, vecchia. Allora, passo, adesso non ho il... vediamo se ci riesco. Non ho l'ago, però forse ci riesco lo stesso. Ehi. Vuoi che ti fermo questa che non scenda? Aspetta. Eccola dentro. Eccola presa. Eccola qua. Ecco qua. Vado a legarmi. Il cappietto al centro, al centro, poi come prima la sfilo, ecco qui, poi naturalmente qui regolo i vari, adesso regolo questi qua. Ho tagliato la frangetta. La. Bene. Ed ecco la mia nappina. Ma che carina che è. Sembra una ballerina, questo devo tagliarlo perché questo è quello dove ho legato dopo. Vabbè, insomma. Ecco qui. Bene, 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 bene. Come ripeto, questa qui può essere fatta con qualsiasi materiale che poi possa essere sciolto e sfibrato, spago, cordone da tappezzeria, naturalmente, lunga, corta. Eccola qua. Allora abbiamo fatto con la fiocchetteria questi pomponcioni insieme alla nostra nappina spettinata, ballerina di Carillon. Esatto. Adesso invece facciamo un ripasso per come si fanno i fiocchi. Allora, se volete, adesso noi lo facciamo doppio, che è quello secondo me più usato e quello che... risulta essere molto molto carino. Abbiamo in questo caso un nastro da 8 centimetri, che è un cencioso in colore naturale, e giusto per stare in tema con il nostro colore del giorno, un spigolino rosso. Allora, attenzione bene, per fare questo tipo di lavoro servono due mollettine. Per farlo a due colori? Farlo due, scusa. Lo stavo dicendo. Perché si può fare doppio anche con un solo nastro, con le mollettine due colori. Grazie. Cosa? Prego. Lo faccio prima un colore solo. Sì. Allora fai lo spigolino. Faccio lo spigolino. Adesso Henry guarda. Mettiti devi qua. Venire qua. Sì. Vale. Allora. Quanti centimetri lo facciamo? Di qua. Lo facciamo così. Allora, intanto guardate questa cosa. Abbiamo un centro che è più largo e subito vicini questi due bastoncelli. Quindi sono quattro bastoncini che usiamo per un fiocco doppio. Sì. Chiedono se quando ricevono la fiocchetteria dentro ci sono delle istruzioni. No, ci sono solo le istruzioni di montaggio. Per tutto il resto ci siamo noi. Noi o il canale YouTube classico ufficiale della fiocchetteria. Potete ripetere il prezzo? 98 euro. Indistruttibile. Acciaio chirurgico. Non sappiamo che ci sono dei modelli che costano molto meno, sono ma si rompono, e non perché lo diciamo noi, perché ce l'hanno detto delle signore che poi alla fine hanno detto è proprio vero, chi meno spende più spende, perché l'hanno buttata via e hanno comprato la fiocchetteria. Allora, attenzione, allora, un attimo che mi giro.
No, devi venire alle mie spalle. Però come fa? Così, deve così. Venire in modo, in fianco a mi me. Mi giro un pochino. Ok, così. Allora. Okay. Allora abbiamo detto, ragazze, quattro bastoncini messi. Allora, il primo sempre questa mano dentro e queste due dita. Ma questa è una misura a caso, decidete sì, voi sì, poi sì, come sì, fare. Sì, in base alla... Non vi diciamo neanche i centimetri, perché i centimetri li decidete voi. Allora, per farlo doppio serve la prima parte centrale larga e la seconda molto un po' più stretta. Allora andiamo a incominciare. Estremità lasciamo, sulla sinistra. Lasciamo un pezzettino di nastro. Appoggiamo. Adesso lo facciamo. Un 8. Ci vedete bene? Un 8. 1. Anche perché dopo andate a rivedervela, eh. Un 8. Dietro diremo i bastoncelli, quelli più larghi. Più larghi. Abbiamo fatto due giri da una parte e due giri dall'altra, eccoli qua. Adesso andiamo a lavorare sui bastoncini più interni, quindi ecco qua i nostri due e due, quindi adesso andiamo a lavorare sugli interni, uno, ne facciamo altri due, possiamo farne solo una, adesso in questo caso ne facciamo due, ecco qua, quindi abbiamo due nastri da questa parte e due nastri dall'altra. Vedete come sono belli tesi lì? Andiamo a legare il nastro. La parte sinistra viene avanti, la parte destra va dietro e poi si chiudono con un si nodo. Chiudono con un nodo, si stringe bene, si sfila. Guardate che fiocco. E abbiamo il nostro fiocco. Eccolo qua. Questo è il nostro fiocco. Ecco, questo è il nostro spigolino. Fatto con due, due, due e due giri. Vedete anche, voglio dire, su una cosa, vediamo se... Prendi il cuore, quello lì, bianco. Allora. Ecco qua. Anche su un cuore semplice. Molto semplice. Ecco qui il fiocco. Guardate che bello. Sotto qui potete metterci, possiamo metterci. La nostra nappina. Ed ecco fatto. È una cosa simpatica. Semplicemente. Adesso vi facciamo vedere il fiocco doppio. Se non avete visto come si fa, riprendete in mano la diretta, passo passo, sono tanti passaggi, con quattro bastoncini. Allora prendiamo il fiocco, il nastro quello alto 8 cm, questa volta, questo mi dispiace ma andiamo a disfarlo, eccolo qua, e vi facciamo vedere l'altro sistema, eh? Quello con il fiocco in due il nastro due colori. Allora prendiamo delle mollettine, possono essere anche quelle da bucato. Le mollette da bucato. Se vogliamo essere un po' più scettose. Allora, questa è la base. Attenzione sempre, parte sinistra. Sì. Primo passaggio, bastoncino esterno. Questo lo facciamo più semplice, facciamo un come posso dire, un passaggio da una parte e un passaggio dall'altra. Mollettina. Fissiamo il nastro da una parte, fissiamo il nastro dall'altra. Eccolo qua. Prendiamo il nastro più piccolo, potrebbe essere uguale colore oppure potrebbe essere appunto come in questo caso di un altro colore. Chiedono se la fiocchetteria la trovano sempre in vendita. Sì. È un articolo continuo. Ecco qua, sempre come prima, sinistra l'estremità e qui facciamo sempre il nostro 8 con due passaggi. Ecco qua. Adesso andiamo a legare. Allora, come prima, la mano sinistra viene davanti, la mano destra passa dietro e prende anche il nastro del diverso colore. Sempre sul retro si chiude. Sul retro si chiude. Guardate, vi faccio vedere come si si stringe bene. Attenzione, okay. Dietro si vede così, eccolo qua, vedete, si alzano le parti, le estremità e si portano al centro.
si chiude, si tolgono le mollettine e si sfila il nostro e si sfila il fiocco. Ecco qua, guardate che bello. Bicolore, si può decidere se tenere le code di entrambi i colori oppure in questo caso togliere questo e tenere solamente la coda, la coda chiara con il fiocchino. Dopo qua va un attimo regolato. Sì, corto, certo, corto, lungo, oppure può essere tenuto con tutte e quattro le code. E questo vi faccio vedere solo una cosa breve, perché come progetto l'abbiamo un attimo improntato. Allora, abbiamo fatto un cuore cicchettoso così che come prova. Vedete, abbiamo fatto un cuore semplice. Abbiamo legato tre dei nostri tralci, due avorio e uno panna. Possiamo fare la nostra base come sempre facciamo, mettendone due per il verso della rotondità del cuore e uno lo pieghiamo un attimino questa volta con le puntine in giù. Facciamo questo lavoro qua. Poverino. Poveretto. E lo mettiamo un po' a riempimento qua della parte finale. Allora, ve lo faccio vedere solo appoggiato. Vado a posizionarmi la nostra rosa, tre rose. Salute. Scusate. Salute. Scusate. Abbiamo fatto questa tre rose doppiata, feltro, accoppiato con il velluto rosso che vi ho fatto vedere prima, quello cinigliato bello cangiante. Lo andiamo a posizionare qui. E poi, siccome sapete che le cose insomma, ci piacciono un po' cicciotte, proviamo anche a mettercene un'altra, magari dalla parte. Oh signor! Spostati tu! Letterissimamente! Perché adesso io devo posizionare questo. Poi. Questo non lo tagliamo ancora. Non lo tagliamo, no, perché tanto è una cosa di prova. Vedete? Abbiamo questo bel fioccotto da mettere qui. Ecco lì. Però, devo andare a prendere i miei pompon, che sono sommersi. Eccoli lì. Eccoli qua, qua. Vedete? Teniamo un po' altino, sì, così. E questi sono pochi. Sì, certo, rispetto a quello certo, di solito. Di solito a quello che facciamo. Però al posto di mettere quei tre famosi fiori che dico sempre, magari qua ne facciamo un altro, bianco e rosso misto. Certo. E viene fuori il terzo elemento, quindi andiamo due fiori e al posto del terzo fiore facciamo il triplo pompon. Anche perché diciamo sempre mai pari, mai pari. Sempre dispari i fiori, i soggetti insomma che si posizionano. Vedete, ci sembra una cosa veramente fatta con poco, però di molto effetto. Di molto effetto, quindi festeggiate alla grandissima. E approfittate insomma di quello che è un nuovo strumento di lavoro. Allora, ecco che ci cadono, che effettivamente è veramente una cosa che ha risolto moltissimi, anche perché come dicevo di solito si fa così, si facevano i fiocchi con le dita, ma devi sempre avere qualcuno di fronte, quindi non è poi così semplice come discorso. E comunque con questa si realizzano fiocchi nascita, coccarde grandi, piccole, pensate, da un minimo di 5 cm a massimo di 40 dipende centimetri. Sempre poi anche dal tessuto che si usa, dal materiale che si usa, però l'effetto è veramente notevole. Allora, una cosa, ci vediamo venerdì e poi vi chiediamo una cosa: avreste piacere di vederci al posto del martedì o del mercoledì il giovedì sera, che magari siete di più, ci facciamo un corso più lungo, ci facciamo due chiacchiere. Fateci sapere se il giovedì per voi potrebbe essere una bella serata o anche il mercoledì veramente. Non lo so, diteci, stiamo un po'... Però si parla di dopo cena? Eh sì, facciamo un dopo cena, ci beviamo un caffè, una tisana, un dio delle città, non lo so. Fateci sapere. E allora, restiamo d'accordo che ci vediamo venerdì alle 5 con la nostra diretta pazza.
E basta, grazie, grazie, grazie della compagnia, grazie, gentili, di carine, tutto quello, di ci tutto arrivano quello anche dei bei regali, ringraziamo, esatto, tanto, perché siete proprio gentili e ci fa molto piacere. Dicevi? Tutto a posto? Tutto a posto. Possiamo chiudere. Ragazze, ciao a tutte, ci vediamo venerdì alle 5. Ciao, ciao, ciao. Ciao.